5 minuti dopo le 20 ritorniamo in diretta. Come detto prima del break del notiziario, abbiamo al telefono il sindaco di Reggio Calabria, quello vero, lo sottolineo, Giuseppe Falcomatà. Buonasera sindaco. Buonasera, benvenuto, buonasera a tutti i radioascoltatori. Molto bene, allora oggi ho ascoltato, vabbè, lo ascolto tutti i giorni, il suo piccolo TG, no? Dove ci aggiorna. Grazie. Su quelle che sono le novità riguardo la nostra città. E allora vorrei che riassumessimo un po' le novità che ci sono, che ci ha raccontato oggi. Ma intanto consentimi di ringraziare i cittadini perché insomma ho riscontro che questo metodo di comunicazione quotidiana è quello che la città chiede, chiede di essere informata puntualmente, essere aggiornata su tutte quelle che sono le attività messe in campo, e quindi significa che c'è grandissima attenzione, significa che c'è grandissimo senso di responsabilità, e quindi ringrazio tutti i cittadini per come stanno affrontando questi giorni. Noi abbiamo, come visto nei giorni scorsi, messo in campo anche delle iniziative ulteriormente restrittive, perché sì, è vero che la stragrande maggioranza di noi sta osservando quelle che sono le prescrizioni del DPCM del presidente Conte, è altrettanto vero che purtroppo qualcuno ancora forse non lo ha capito bene. Evidentemente. Evidentemente. E quindi, siccome noi, lo ribadisco ogni volta e ogni giorno, noi questa partita la giochiamo e la vinciamo se la combattiamo sul terreno di gioco della prevenzione. Sì. E se evitiamo cioè che aumentino i contagi e che quindi la partita si sposti in ospedale, perché è evidente che noi in ospedale andremo incontro a delle difficoltà. Sta andando incontro a delle difficoltà grandissime la Lombardia, che sì, abbiamo avuto poco l'eccellenza, fa, abbiamo avuto poco fa il telefono sul campo della sanità. Figuriamoci quello che succederebbe, che potrebbe succedere, quali difficoltà ci sarebbero dalle nostre parti. Allora voglio mettere l'accento su questa cosa, sì, perché abbiamo avuto al telefono poco fa Massimo Laganà, che è un giornalista di Oggi, è il Regino ma lavora lì, sì, a Bergamo, e ci ha raccontato proprio un'atmosfera veramente terribile. Dicevo proprio questo, io sono in contatto quotidianamente, siamo in contatto tra sindaci, perché condividiamo anche quelle che sono le scelte da prendere in queste difficili giornate, e soprattutto a Milano, ma in particolar modo a Bergamo e a Brescia, la situazione non è affatto bella, e quindi noi dobbiamo capire che quelle immagini che vediamo in TV non sono un film, e dobbiamo soprattutto evitare che quello che sta accadendo in quelle città possa accadere da noi. Quindi se per qualche giorno, per qualche settimana dobbiamo rinunciare alla nostra passeggiata e alla nostra corsetta, perché questo sacrificio può portare a tutelare la salute di noi stessi, delle nostre famiglie, dei nostri nonni, della nostra città, allora è un sacrificio che dobbiamo fare. Se dobbiamo limitare i nostri spostamenti strettamente a ragioni di acquisto di farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità, significa che dobbiamo evitare di uscire, come mi dicono tanti lavoratori che mi scrivono e mi chiamano ogni giorno, dobbiamo evitare di uscire per andare in banca per fare l'estratto conto. Sì, sì, dobbiamo evitare di uscire per le posso dare riscontro su questo, e sì, fare un giro. Certo. Dobbiamo evitare di uscire per andare al supermercato e comprare un pacco di gingomme. Appunto. Dobbiamo evitare di uscire per andare al tabacchino e comprare i gratta e vinci. Tutto questo, anche se lo facciamo in buona fede, non perché siamo sprezzanti delle normative, anche se lo facciamo in buona fede, mette a rischio la nostra salute. E quindi va vietato, va semplicemente vietato. La sì, novità di oggi è che accanto a questo abbiamo azionato anche altri metodi per raggiungere quella parte di popolazione magari meno collegata a internet, che ha meno dimestichezza con i social, e quindi per raggiungere la totalità della popolazione cittadina. Anche quindi, perché se vogliamo, probabilmente, forse perché proprio non sono raggiunti da internet, esatto, le persone maggiori che vediamo in giro sono purtroppo anziani, che poi peraltro sono quelli più a rischio. Sì. A questo proposito, a Lecce hanno smontato le panchine. Ah, ecco, no, vabbè. Noi speriamo di non arrivare a questo punto, speriamo di no.
ad esempio sul nostro lungomare le nostre panchine, quelle in ferro battuto, sono appunto, sono insomma pesanti. patrimonio culturale oltre ad essere pesanti. No, Però, ma diciamo, dicevo, probabilmente ha l'idea. risolto meglio lei il problema chiudendo direttamente il lungomare invece di smontare le Esatto, banchine, quindi è esatto. meglio, sì. Accanto a questo, da oggi, Sì. da stamattina, sono in giro per le diverse zone della città, le volanti della polizia metropolitana che attraverso gli altoparlanti diffondono il messaggio di stare a casa, dell'importanza di stare a casa e di non uscire. Lo fanno in italiano e in altre lingue, Sì, ovvero in inglese, inglese, sì. in russo, in cinese e in arabo. Per raggiungere la totalità della popolazione presente sul territorio. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per evitare che qualcuno possa avere la benché minima scusa, anche di mancata informazione, per poter uscire di casa. Perché questa è la settimana cruciale. Ieri c'è stato un aumento importante dei contagi, oggi un po' meno. Se noi ci giochiamo bene questa settimana, allora possiamo iniziare a essere ottimisti. Fin quando non vedremo come andrà fino a lunedì, dobbiamo mantenere la calma, la lucidità e osservare scrupolosamente quelle che sono le prescrizioni di legge. Molto bene, allora intanto ci arrivano sul mio Facebook, che siamo anche in diretta Facebook, dei messaggi pure per lei. In particolare mi fa sorridere quello di Antonio Calabrò, che all'inizio del collegamento, quando le ha detto voglio ringraziare i regini, lui ha scritto prego. Antonio Calabrò è quello dell'Amaca, poi però aggiunge complimenti Antonio sindaco. Calabro che sta ingrassando a vista d'occhio, Sì, peraltro, sì, perché sì, lo seguiamo tutti su sì. Sì, Facebook. infatti, esattamente. Sta ingrassando, sta mangiando di tutto, ha fatto il gallo, cioè, è Sì, ha uscito fatto il fuori, gallo, ha fatto il... fatto cioè una piccola veramente. colazione, ho visto oggi Sì, soltanto, sì. infatti. Poi aggiunge però, complimenti sindaco, sta lavorando molto bene, quindi le Grazie e cose giuste. complimenti anche a cittadini come lui che, devo dire la verità, in questi giorni in cui siamo in casa e quindi oltre a, insomma, giocare con i nostri figli, con i nostri Certo. nipoti, trovare i nostri svaghi, evidentemente stiamo un po' di più tutti sulle piattaforme social, Sì. vedere come i nostri regini hanno la capacità di industriarsi, di reinventarsi, di in qualche modo anche spezzare un po' di la tensione, Certo, sdrammatizzare, è una stemperare un cosa po'. bellissima, Anche è perché una noi cosa davvero bella. lo andiamo predicando dall'inizio di questo problema, chiamiamolo così. Attenzione massima, sì, panico, no, assolutamente, perché col Sì, panico no, danni si senza fanno, dubbio. quindi non esiste. Sì. Benissimo, allora intanto ringrazio Antonio Calabro, dice che è maturo, non è vero niente, quindi questo è sotto gli occhi di tutti, non è vero. Molto bene, poi ho sentito anche, insomma, glielo riporto, il vice sindaco di Montebello, il quale, diciamo, molto fiera, devo dire, il vice sindaco, a nome dei montebellunesi, cioè dice noi siamo comunque un po' una popolazione compatta, ci stringiamo in questo momento di difficoltà e vinceremo, ne usciremo fuori perché rispetteremo le regole. Quindi, bene o male, è più o meno lo stesso pensiero che esprime lei. Sì, assolutamente. Intanto è importante che la Regione Calabria abbia preso la decisione con ordinanza di delimitare e fare un cordone intorno al comune di Sì. Certo. Montebello e metterlo in quarantena. Era una cosa che già da un paio di giorni avevamo chiesto come Consiglio metropolitano, abbiamo fatto un Sì. ordine del giorno in tal senso, quindi è importante che si sia presa questa decisione. E anche lì un forte abbraccio alla comunità di Montebello, al sindaco Ugo Suraci, insomma a tutti i cittadini. Queste misure saranno ancora più restrittive forse di quelle che ci sono nella nostra città, però è fondamentale per contenere il contagio. Insomma, il motivo è sempre lo stesso, ridurre il contagio per evitare che poi i nostri ospedali, aggiungo e non è mai banale, dove i nostri medici, il nostro personale paramedici, i nostri infermieri stanno facendo un lavoro straordinario, possa essere sovraccaricato. Però anche su questo, benvenuto, ci sono Sì. delle buone notizie perché il grande ospedale metropolitano si sta attrezzando per aumentare, come peraltro da richiesta che abbiamo fatto come amministrazione al Sì. ministro Speranza, per aumentare i posti in terapia intensiva, per aumentare i posti in pneumologia e nel reparto malattie infettive, addirittura un'intera torre degli ospedali riuniti è stata dedicata a questo. Quindi grande lavoro da parte
del nostro ospedale, dei nostri medici, sì, dei dirigenti dell'ospedale, credo che sia importante riconoscerlo e fare un plauso per come stanno affrontando anche loro questa emergenza. Sì, sì, devo dire che sono quasi meravigliato in generale di come hanno reagito i reggini a tutti i livelli a questa cosa. Cioè, veramente sono stupito, mi sento di fare i complimenti anch'io, anche ai singoli reggini, chiaro, quelli che... che probabilmente, insomma, conoscendola, l'hanno indotta a chiudere il lungomare, quelle che domenica si sono fatti le passeggiatine, complice la giornata bella, però quelli magari li ringrazio un po' di meno. Però, quelli sì, però cerchiamo di speriamo che abbiano preso la lezione. Quel buono che c'è. Certo, certo. Io credo che usciremo tutti migliori da questa situazione e ci sentiremo molto di più comunità e capiremo quali sono le cose che ci devono rendere orgogliosi di essere reggini, orgogliosi di essere cittadini di Reggio Calabria. Ecco, se vogliamo trovare qualcosa di positivo in questa tragedia del coronavirus è che stiamo riscoprendo il senso di comunità, che è sì, la cosa più importante, sì, perché sì, accanto a questo è chiaro che la nostra regione, la nostra città metropolitana deve lavorare per recuperare anni di distanza con quelle che sono le altre situazioni nelle altre regioni del nostro paese, pensiamo alla sanità. E sì, allora che questa emergenza coronavirus ci serva anche per battere i pugni sui tavoli romani col governo nazionale, per fare capire che insomma non può esistere in un paese unito una sanità di serie A e di serie B. Certo. La sanità deve tornare a essere gestita a livello nazionale, perché il nostro è un sistema sanitario nazionale, ma soprattutto in tutte le regioni, in tutti i territori del nostro paese devono esserci le strutture, i mezzi e il personale per evitare quello che ad esempio per la regione Calabria è il triste record, il triste primato di avere il più alto tasso di migrazione sanitaria. Sì, infatti, purtroppo sì, però insomma speriamo che la situazione tenda sempre a migliorare. Allora, Donatella Cardia dice: scelte difficili in un momento difficile, grande sindaco. Quindi, insomma, effettivamente non prende decisioni facili in questo momento, né lei né grazie, per esempio Conte né a tutti i livelli. Io credo che tutti stiamo rinunciando a qualcosa, sì, stiamo rinunciando anche un po' della nostra quotidianità e stiamo dando grande prova di quello che sappiamo fare e di come lo facciamo meglio rispetto agli altri, forse nella nostra città. Penso ad esempio allo straordinario lavoro che stanno facendo i professori, i docenti, gli insegnanti a sì, tenere una classe con le videoconferenze, con le video lezioni e in qualche modo evitare che questa possa essere anche una pausa dallo studio, una pausa dai compiti, una pausa da quello che poi è il futuro per i ragazzi e per gli adolescenti, ovvero la formazione, la conoscenza e avere un titolo di studio che gli consenta di poter accedere ai posti migliori ed essere la classe dirigente del futuro. Tutto questo non si è fermato, non si è arrestato. Infatti, manteniamo alta l'attenzione. Certo. Manteniamo alta l'attenzione e lo stiamo facendo grazie a chi ogni giorno, anche da casa, continua a fare il proprio lavoro da un lato, e lo stiamo facendo grazie anche a chi invece, e sono forse le persone più esposte, ci consente, non è un'esagerazione, ci consente di sopravvivere, cioè ci consente di acquistare i generi alimentari, ci consente di acquistare farmaci, ci consente di acquistare beni di prima necessità. Tutti coloro che la mattina alzano la saracinesca del loro negozio, dai bottegai ai fruttivendoli, i commessi, i cassieri, i corrieri e i camionisti, certo, benvenuto. Certo, certo. Io ieri sono andato a donare il sangue e allora durante l'attesa, che è stata neanche insomma tantissimo, saranno stati 20 minuti, mezz'ora, mm-hmm, sono arrivati 4 corrieri. Sì, no, loro lavorano. Tutti lavorano diversi, tanto, certo. Quindi sì, lavorano sì, tantissimo, sono i più esposti di tutti, certo, ovviamente anche chi ci garantisce i servizi pubblici essenziali, gli autisti ATAM, i lavoratori AVR, i dipendenti di Castore, di Idroregion, insomma, chi ancora oggi cerca di darci una parvenza di normalità.
Perfetto, benissimo. Allora, dunque, c'è una cosa, me la chiede Filippo Genovesi, collegato in via di, in diretta Facebook. C'è, è vero che c'è stato solo un contagio oggi rispetto a ieri? Io ho questo dato pure dalla Regione Calabria. Ma anche su questo... aspetterei il GOM, però non so se lei ha già notizia. Aspettiamo il GOM. Aggiungo un'altra cosa. Sì. Mi hanno inoltrato diversi messaggi su WhatsApp con fotografie del numero dei contagi scritti no, a matita per cortesia, su un foglio. Sì, sì, no, per ora, favore. Facciamo questa riflessione insieme. Facciamo. Ma secondo voi può essere mai vero un bollettino diffuso con i numeri scritti a matita, sì, su un foglio? 4 sbarre, 2 ravagnese. Sì, poi guarda, volendo drammatizzare sembrava, sì, facciamo, poi i voti quando si raccolgono i voti nelle sezioni, ah, no? Sì, infatti. Allora, la sezione 22 del De Amicis X. Ora, atteniamoci scrupolosamente a quello che è il bollettino ufficiale del Grande Ospedale Metropolitano. Esattamente. In fondo, sapere quanti sono i nuovi contagi alle 6, alle 8 di sera o alle 9, quando fa il bollettino, quando dirama il bollettino il Grande Ospedale Metropolitano, non credo cambi tantissimo. Esatto. Quello che posso dire è che rispetto a ieri non c'è, diciamo, quella ad oggi, ad ora, da quello che vi posso dire ad ora, non c'è quella crescita di numeri che ieri, insomma, ci ha un po' preoccupato, sì, tutti. Sì, quindi sì, sì. Aspettiamo comunque i dati ufficiali. Se questo è confermato, significa che la città, cosa, i cittadini, certo, stanno rispondendo. Infatti, anche perché sarebbe il risultato dell'esserci, fra virgolette, chiusi 7-10 giorni fa. Quindi, infatti, io questo, esatto, auspico che sia questo, e quindi si verifichi, come dice anche Filippo Genovesi, un'inversione di tendenza che potrebbe farci vedere, diciamo, la luce non tanto lontana in fondo al tunnel, che già comunque vediamo. Bene, poi le volevo fare un'altra domanda. Allora, intanto sì, eccola qua, ti saluta Maria Spoto e chiede quando pensa, grande, che possano, Maria, durare questi provvedimenti eccezionali. Beh, oggi vedevo, prima di collegarci, vedevo l'inizio del telegiornale e dava un po' l'idea che questi provvedimenti potessero durare oltre il 3 aprile. Sì. Questo è possibile, spero non probabile, però è possibile perché ancora oggi non conosciamo quando arriverà il picco. Infatti. E quindi, non conoscendo quando arriverà il picco, è possibile che ci possa essere una prosecuzione di queste restrizioni. Quindi, fondamentalmente, la risposta che diamo è: navighiamo a vista, cioè giorno per giorno. Sì, navighiamo a vista e soprattutto grazie o per colpa, poi dipende, sì, ai nostri comportamenti saremo artefici del nostro destino. Infatti, ecco, ricordate bene quello che ha detto il sindaco, è molto importante, grazie o per colpa, quindi attenzione, continuiamo a mantenere la massima, anche fosse vero di un solo contagio non cambia assolutamente nulla nel quotidiano allo stato attuale delle cose, quindi fate i bravini, non uscite di casa, rimanete a casa. A proposito, ora io ho provato a fare la stessa cosa che ha fatto lei, no? Nel video dice: io ho rispolverato la mia vecchia PlayStation per giocare a FIFA 15. Ho cercato di farlo anch'io, però la mia era la PlayStation 2, cioè non funziona più. Ah no, vabbè. Anche se, guarda, ti devo dire che adesso stanno tornando di moda i videogiochi vintage. Sì, sì, è vero, Space Invaders, quelli che li facevo, quindi, io, sì. Sì, 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 sì. Vabbè, non, quindi, c'è bisogno di dire questo, sì, enfatizzato. Voluto, sì. Molte, io no, nel frattempo oggi ho costruito la, sì, casa sull'albero con i miei figli. Ok. E quindi stiamo procedendo in questo senso, cerchiamo di inventarci, sì, sempre qualcosa in più. Poi da casa sull'albero è diventato pian piano un condominio, adesso somiglia, ecco, a qualcosa di più simile a Scampia che a, insomma, a un bosco verticale. Vabbè. Però insomma, dai. Vabbè, bene così. Per quello che riguarda la finale di Indovina Chi, l'ho già scritto in privato. Ci siamo, ci siamo. No, no, siamo, no, tifo Giovanna, siamo, tifo sua moglie tutta la vita. Assolutamente. Vabbè, io no, spero, no, mi auguro che mi dia notizia di aver vinto. E quindi, tra l'altro, sono arrivato in finale perché eravamo solo in due. Ah, no, beh, certo. Ma avevo... Sarei stato eliminato sicuramente prima. Eh sì, no, Italo quanto ha adesso? 4 anni? 5? Italo ha 3 anni e mezzo. No, 3 anni e mezzo ancora è prestino. Benché Pasquale Caprillo, sì, faccia già vice sindaco, però. Benché, sì, perché secondo Pasquale parli già in dialetto. Sì, sì, Marco, pinna,
giocava in pinna con bicicletta, insomma, ha fatto tante cose. Sì. Secondo me. A proposito di Pasquale, ha visto il suo video, si aspetti qualcosina, perché so che la sta preparando. Anche lui non ha niente da fare a casa. Strano che ancora, insomma, non era uscito. No, arriverà, non stia in pensiero. Va bene, sindaco, allora io la ringrazio di essere stato con noi. Ovviamente, insomma, nel momento in cui ci dovesse essere qualche novità, qualche cosa, la interpelleremo. Ci piacerebbe averlo in studio, ma purtroppo non è possibile. Ci accontentiamo della diretta telefonica per ora. Grazie, e assolutamente sempre disponibile. Ovviamente possiamo anche darci un appuntamento fisso, sì, perché bene, volentieri. È importante che anche attraverso i vostri microfoni la cittadinanza possa essere informata della situazione, molto e di bene, come ci sta procedendo e di quello che succederà. Ci sto, assolutamente. Possiamo anche fare proprio una standard il mercoledì alle 20, lo possiamo fare già così in diretta per me. Va benissimo. Avviserò Stefano Perri e facciamo questa cosa. Nella speranza, ovviamente, che poi possa ritornare da voi in studio e non soltanto fare collegamenti telefonici. Al più presto possibile, speriamo, così racconteremo come abbiamo fatto a sconfiggere il coronavirus e ritornare bellamente sul nostro lungomare a passeggiare sotto il sole di aprile, di marzo non credo che ce la faremo. Va benissimo, grazie mille sindaco Giuseppe Falcomodo, complimenti ancora vivi e sinceri per come sta gestendo questa situazione. Sa che io non gli faccio i complimenti in diretta, però grazie. A sto giro è quantomeno meritato. I complimenti vanno fatti ai cittadini, perché effettivamente stiamo dando una grande prova a tutti. Ai cittadini faccio i complimenti per aver reperito le regole, perché il regino non è che è facile a rispettare le regole. Invece a sto giro, ripeto, la stragrande maggioranza, escludiamo quelli che si sono messi a passeggiare domenica, quindi, però è anche un monito, anzi la trattengo un altro minuto perché questa cosa importante avevo dimenticato di dirla prima, è anche un monito, perché non è che lei ha aspettato che l'indomani passeggiassero, li ha visti domenica e chiude il lungomare, quindi attenzione, perché la tolleranza tra è molto scarsa devo in questo periodo. Devo dire che anche altri comuni adesso si stanno orientando in tal senso. Concludiamo con una battuta campanilistica. Sì. La sera stessa, dopo la mia ordinanza, anche Catanzaro, il sindaco Abramo, ha fatto lo stesso. Quindi anche su questo, insomma, arriviamo prima. E non prendiamo pali, non so quanti. Vabbè, quello era Utieri, non era il sindaco. Va bene. Ok, grazie ancora sindaco, in bocca al lupo, e stasera perderà miseramente contro Giovanna. Sicuro, sicuro. Non c'è remissione di peccati. Grazie ancora. Grazie, buon lavoro. Grazie. Bene, allora abbiamo avuto il sindaco, insomma è molto importante quello che ha detto, molto importante che tutti noi continuiamo a seguire rigidamente le regole, perché senza questo non andiamo da nessuna parte. Fosse vero, e stasera verrà confermato, me lo auguro, di un solo contagiato, vuol dire che stiamo lavorando bene, e quindi avanti così. Voices termina qui, vi lascio, sono 27 minuti dopo le 20, l'appuntamento è per venerdì dalle 19 alle 20.30 con Voices, ma c'è una novità, vale a dire da domani, giovedì, dalle 15.30 alle 17 sarò ancora qui insieme ad Aldo Di Giuseppe e proviamo anche noi a rallegrare il vostro pomeriggio, che con Aldo Di Giuseppe si sa, insomma, può succedere di tutto. Grazie a tutti voi di essere stati con noi. Vi ricordo oggi alle 21 uno speciale di Momenti Amaranto sul 655 del Digitale Terrestre. Per il resto rimanete sempre con noi, o 655 o 104.4. Ciao!